Buongiorno a tutti. Allora, nelle scorse lezioni abbiamo iniziato ad affrontare l'arte della prima metà del Novecento e abbiamo visto soprattutto le avanguardie, quindi abbiamo visto anche a seconda poi dei vari paesi, soprattutto europei, come viene declinata, diciamo, questa esigenza di rompere con l'arte tradizionale e quindi abbiamo affrontato tutto il periodo delle avanguardie, ne abbiamo viste diverse. Dal fovismo all'astrattismo, l'ultima lezione, il surrealismo, ne abbiamo affrontate varie, a seconda poi anche dei vari paesi hanno assunto, come abbiamo visto, delle declinazioni di carattere diverso. E oggi vediamo invece cosa succede negli Stati Uniti, quindi ci spostiamo proprio geograficamente. Sì, no, ma il link lo... Ah, adesso non sai cosa fa. Vediamo cosa succede appunto negli Stati Uniti, dal punto di vista artistico, soprattutto nel periodo del secondo dopoguerra, dove l'attenzione dell'arte, l'attenzione artistica si sposta dall'Europa proprio agli Stati Uniti. Quindi il nuovo centro culturale e artistico diventano proprio gli Stati Uniti, mentre diciamo fino a quel momento il centro artistico poteva essere considerato Parigi o comunque l'Europa, invece a partire dalla Seconda Guerra Mondiale abbiamo un nuovo centro artistico che è gli Stati Uniti, da cui si diffonderanno poi diverse tendenze artistiche che poi influenzeranno anche l'Europa, però di riflesso, quindi diciamo il centro propulsore diventa gli Stati Uniti. E vediamo soprattutto due movimenti in questa lezione di oggi. Uno che vedremo nella pa seconda parte della lezione è la famosissima pop art, mentre nella prima parte della lezione vediamo l'espressionismo astratto, soprattutto declinato da Pollock, e vediamo appunto questo movimento che ha caratterizzato la storia dell'arte americana fra gli anni 40 e gli anni 60, sostanzialmente si è articolato fra gli anni 40 e soprattutto gli anni 50. Fino poi diciamo ad essere diciamo, soppiantato in parte dalla pop art. Quindi abbiamo questo movimento che si chiama innanzitutto espressionismo astratto, è stato definito così dalla critica artistica, per diverse ragioni. Innanzitutto questo termine viene coniato dal critico d'arte Alfred Barr nel 1929 in riferimento ad un'opera di Kandinsky, quindi in realtà non era utilizzato inizialmente per designare questo tipo di arte, ma era stato utilizzato in riferimento ad un'opera di Kandinsky e poi viene riutilizzato negli anni 40 questo termine espressionismo astratto per indicare le opere degli artisti statunitensi che iniziano a fiorire in questo periodo. E quali sono le caratteristiche di questa corrente che in realtà è molteplice, ha diverse caratteristiche. Diciamo che le caratteristiche fondamentali sono innanzitutto il fatto che le tele appaiono di grandi dimensioni. Le tele che vengono utilizzate nei dipinti sono solitamente tele molto estese, molto ampie. Poi abbiamo una nuova concezione che si richiama un po' all'espressionismo, per questo appunto c'è il termine anche espressionismo nel nome di questa corrente artistica. Perché c'è l'idea che si deve porre l'attenzione sulla soggettività dell'artista, quindi sull'interiorità, sul processo creativo. Quindi quello che conta non è la rappresentazione della realtà così come la osserviamo, ma quello che conta è proprio l'interiorità, la personalità dell'artista. E abbiamo poi l'utilizzo della bidimensionalità, quindi non c'è la prospettiva e la profondità all'interno delle opere di questa corrente artistica, e soprattutto abbiamo anche la stesura del colore in modo piuttosto uniforme lungo la tela, quindi non ci sono degli spazi della tela che vengono maggiormente riempiti di colore e altri meno, come invece spesso poteva accadere in alcune opere precedenti. Il maggiore interprete di questa corrente, all'interno di cui ci sono in realtà diversi artisti con le loro proprie caratteristiche, è sicuramente Jackson Pollock, che opera appunto negli Stati Uniti e si fa promotore di quella che viene chiamata anche action painting, cioè pittura d'azione.
in particolare nei suoi dipinti utilizza un metodo molto particolare proprio nell'atto di creare le sue opere, che è quello del dripping, che così viene chiamato, che sarebbe lo sgocciolamento in italiano. E questo dripping in cosa consiste? Sostanzialmente si tratta di lasciar gocciolare il colore sulla tela, quindi il colore non viene steso sulla tela in modo diciamo scientifico, metodico, accurato, ma viene proprio lasciato gocciolare, viene steso, buttato sulla tela. E in realtà questo viene fatto non in modo completamente casuale, ma attraverso una sorta di rituale con una precisa gestualità da parte dell'artista, che lascia quindi cadere il colore sulla tela senza applicarlo in modo metodico, accurato, e lo lascia cadere però facendo dei precisi movimenti, richiamandosi anche un po' a quelli che erano i riti antichi, tradizionali, tribali, quindi c'è anche quest'idea proprio della ritualità dell'arte che entra nel dripping e quindi nelle opere di Jackson Pollock. E abbiamo quindi questa nuova concezione, infatti all'interno delle sue opere lui non vuole rappresentare, diciamo, degli oggetti reali, quindi è astrazione, però nello stesso tempo vuole suscitare qualcosa nell'inconscio dell'osservatore. Quindi c'è l'idea innanzitutto di un nuovo processo di creazione artistico, quindi sicuramente la differenza sta nel fatto che viene utilizzata questa nuova tecnica del dripping, quindi è astrazione, però fatta in modo diverso, per esempio, da Kandinsky, che applicava comunque il colore sulla tela in modo preciso. Qui viene utilizzata proprio una nuova tecnica, e ciò che conta è proprio il processo creativo, il momento in cui l'artista, con una precisa gestualità, riesce a dar vita alla propria opera. Quindi era quasi l'idea proprio di una trance, di un'ispirazione in cui cadeva l'artista e realizzava quest'opera che doveva trasmettere qualcosa proprio al subconscio dell'individuo. Non a caso poi chiaramente c'era stato precedentemente Freud e poi le teorie della psicanalisi si erano molto sviluppate, quindi chiaramente anche rifacendosi a questi aspetti della psicanalisi c'era l'idea di dover suscitare qualcosa nel subconscio dell'individuo. E vediamo per esempio una di queste opere di Jackson Pollock, che è Mural, 1943, conservata negli Stati Uniti. Ecco, queste opere sono quasi tutte all'estero, cioè appunto negli Stati Uniti, proprio perché fu in quel contesto che si sviluppò questo tipo di arte. E in Mural possiamo notare innanzitutto che qui la tecnica del dripping non è stata ancora pienamente sviluppata. Verrà messa a punto soprattutto dopo la guerra, qui siamo ancora appunto nel corso della Seconda Guerra Mondiale e la tecnica non era stata ancora pienamente sviluppata. Vengono stese, vedete, innanzitutto dei segni di colore di varie campiture cromatiche. Vediamo innanzitutto dei segni scuri, soprattutto di colore nero e blu, che attraversano proprio tutta la tela, che è una tela di grandi dimensioni, di solito le tele di Pollock sono tutte di grandi dimensioni, e sono per lo più dei segni ricurvi, obliqui, quindi abbiamo questo andamento quasi ad onde, quindi a creare quasi delle onde che attraversano la superficie di questo dipinto, e abbiamo quindi un gioco cromatico con colori di diverse gamme cromatiche, quindi abbiamo per esempio il blu e il nero che sono dominanti, ma anche poi il giallo, qui anche il rosso, quindi abbiamo proprio delle linee pittoriche stese a formare proprio con un andamento circolare, con un andamento ricurvo e obliquo, stese in modo sostanzialmente che può sembrare casuale all'interno della tela. Ma in realtà qui, secondo diciamo quanto dice lo stesso Pollock, voleva rappresentare degli animali che correvano nelle pianure statunitensi, nelle pianure americane. Quindi in realtà troviamo anche infatti degli accenni quasi di volti di animali, molto stilizzati chiaramente,
Poi c'è il senso del movimento che viene dato proprio dal fatto che ci sono tutte queste onde che attraversano il quadro e che suggerisce proprio un'idea di qualcosa che si sta muovendo, qualcosa in movimento. In questo caso, appunto, sarebbero gli animali che stanno correndo, quindi l'immagine che in questo caso aveva attraversato la mente di Pollock quando realizzò quest'opera fu quella appunto di animali in fuga o comunque che stavano correndo nelle pianure statunitensi, quindi un gruppo proprio di animali. E abbiamo appunto quest'opera che ancora non è stata realizzata con la tecnica del dripping, ma abbiamo la stesura di colore, diciamo nel modo tradizionale, e però possiamo già notare le caratteristiche dell'arte di Pollock, che è quella dell'astrazione, quindi l'idea che non bisogna rappresentare ciò che noi vediamo, gli oggetti che fanno riferimento alla realtà, ma dobbiamo rappresentare la soggettività dell'artista. Quindi è tutto basato chiaramente sull'interiorità e anche il rapporto con il pubblico, con l'osservatore, si gioca proprio sulla linea del subconscio, quindi qualcosa di inconscio che viene trasmesso e che si vuole comunicare. Poi troviamo un'altra opera molto interessante che è Convergence del 1952, conservata negli Stati Uniti sempre, e qui invece viene proprio adottata la tecnica del dripping. Vedete proprio che il colore non viene steso sulla tela, ma viene lasciato scivolare, viene lasciato gocciolare, e qui troviamo proprio dei grovigli di linee colorate che formano come dei cerchi, diciamo dei cerchi concentrici, sono dei veri e propri grovigli di colore. In particolare troviamo qui il nero, il bianco che è molto presente, e anche il giallo e il rosso, quindi sono tutto giocato principalmente su questi quattro colori. E inizialmente quest'opera, nonostante di fatto le opere di Pollock ebbero grande successo, quindi anche quando era in vita ebbero subito molto successo, in realtà quest'opera inizialmente non fu molto apprezzata per un ripensamento dell'artista, che aveva voluto inizialmente dipingere quest'opera solo con due colori, cioè il bianco e il nero. Inizialmente erano presenti solo il bianco e il nero, non c'erano il rosso e il giallo. E poi in seguito però quest'opera gli sembrava troppo vuota, troppo priva di colore, e quindi decise di aggiungere il rosso e il giallo, realizzando appunto quest'opera anche con tracce di blu, realizzando appunto quest'opera in modo definitivo, completandola con questi altri colori. E vediamo proprio che un'altra caratteristica proprio di questo tipo di arte è che non c'è un elemento della tela, un tratto, diciamo, della tela che non è riempito dal colore. Diciamo che tutta l'attenzione dell'artista va su ogni aspetto della tela, quindi proprio non ci sono dei punti della tela che vengono lasciati vuoti, ma c'è attenzione a riempire di colore proprio tutta la superficie della tela di grandi dimensioni. E abbiamo appunto queste linee pittoriche realizzate con la tecnica del dripping. Vedete appunto anche qui il rosso che quasi forma dei cerchi, e anche il giallo che viene steso in questa maniera particolare a formare sempre con un andamento circolare. E poi troviamo il nero che è più addensato, diciamo forma più dei cerchi di carattere concentrico nella parte superiore della tela, ma lo possiamo trovare anche nella parte inferiore della tela. E quindi possiamo notare che qui invece, a differenza del quadro precedente che ancora aveva comunque un legame con una visione del reale, perché c'era l'idea degli animali, della mandria, e poi soprattutto non era realizzato con la tecnica del dripping, e qui invece troviamo appunto la tecnica nella sua piena azione. E possiamo poi notare Blue Poles 1952, conservato in Australia. Quest'opera allora si chiama Blue Poles, che significa pali blu, e il riferimento è a queste linee che vedete, che sembrano appunto dei pali, sono stati identificati dalla critica o con dei totem
oppure sono stati identificati con i pali delle navi. Quindi non si sa esattamente che cosa l'artista volesse effettivamente rappresentare, probabilmente un'immagine dell'inconscio, e forse fa riferimento appunto ai pali delle navi, lo ricorda molto. E in particolare possiamo notare quindi che il titolo deriva proprio da questa rappresentazione, da queste linee che formano dei pali che attraversano la tela, diciamo occupando una buona parte della superficie della tela, e poi sono anche caratterizzati da alcuni addensamenti di colore proprio lungo questa linea. Troviamo appunto degli addensamenti di colore che formano della sorta di cerchi intorno proprio ai pali. E poi abbiamo invece il resto appunto dei colori che sono sempre formano sempre dei grovigli pittorici, dei grovigli di linee colorate. Vedete qui il rosso proprio che forma una sorta di cerchio, poi troviamo il giallo. E il bianco e qui anche dell'azzurro, quindi abbiamo diverse tonalità di colore che viene utilizzato e soprattutto possiamo notare che quest'opera, per esempio, è come molte opere tipiche di questo periodo, è caratterizzata dalla bidimensionalità, quindi chiaramente c'è una stazione pura, c'è forse questo riferimento ai pali, quindi comunque ad un elemento tratto dal reale, ma qui è principalmente astrazione che deve suscitare qualcosa nell'inconscio dell'osservatore. E è tutto giocato su questi colori, quindi sul contrasto cromatico anche fra questo blu e il rosso e il giallo, quindi c'è anche proprio questo e anche il bianco che fa risaltare molto questi pali che dominano la parte diciamo principale della tela, quindi abbiamo anche dei contrasti cromatici che vengono realizzati stendendo proprio con la tecnica del dripping, facendo gocciolare dei colori in modo particolare, facendo gocciolare dei colori sulla tela, però ricordiamo che comunque Pollock non li faceva gocciolare in modo casuale, quindi non era, diciamo, un gesto compiuto casualmente, ma seguiva una precisa gestualità, quindi un preciso rituale proprio nell'atto di stendere il colore, quindi qui diciamo l'attenzione e l'interesse è soprattutto sulla creazione in sé dell'opera d'arte e più che su quello che si vuole rappresentare. E soprattutto con l'espressionismo astratto si riprende, diciamo, da un lato la soggettività dell'espressionismo come avanguardia. E poi l'astrazione tipica appunto dell'astrattismo che abbiamo visto la volta scorsa, e la tendenza quindi all'astrazione, però viene utilizzata in più questa nuova tecnica che è quella del dripping, e inoltre non c'è nessun legame sostanzialmente con il reale, ma abbiamo proprio una vera e propria astrazione, un'astrazione pura, che caratterizza questa esigenza che si afferma nel secondo dopoguerra, che è quella in qualche modo di esprimere l'arte tramite la soggettività, e quindi abbiamo questa corrente dell'espressionismo astratto che proprio si fa portavoce dell'esigenza di questi artisti di in qualche modo esprimersi dopo anche le distruzioni della Seconda Guerra Mondiale, quindi l'idea proprio di una rinascita creativa. E però diciamo che l'espressionismo astratto è caratterizzato anche da altre caratteristiche, da altri artisti che lo declinano in modo diverso, in modo anche molto diverso, come per esempio Mark Rothko, che realizza quest'opera Yellow Band, banda gialla, conservata a Bilbao in Spagna e realizzata nel 1956. In particolare quest'opera vedete che è completamente diversa dalle opere di Pollock, cioè proprio non ha nulla a che vedere. Innanzitutto non viene realizzata con quella tecnica del dripping, ma questo è abbastanza evidente, viene utilizzata con una tecnica più tradizionale e possiamo notare che le opere di Rothko sono molto, diciamo, basate proprio sull'accostamento di pochi colori e sulla semplificazione delle forme. Quindi abbiamo l'idea di una forma che viene semplificata fino ad annullarsi quasi del tutto. Infatti, qui non troviamo, diciamo, degli oggetti che vengono rappresentati, ma
la definizione proprio della la tela è definita solamente dal colore. E vediamo poi questa banda gialla che dà il titolo proprio al quadro, che è la parte, diciamo, centrale, che serve a creare una sorta di armonia con lo sfondo rosso. Quindi qua si persegue più che l'espressione del colore, diciamo, l'idea, più che la vivacità, l'energia che si sprigiona dalle opere di Pollock, qua invece si vuole perseguire più una armonia, un equilibrio compositivo. Quindi c'è proprio una caratteristica diversa nel modo di concepire questa esigenza artistica tipica appunto del secondo dopoguerra, che è quella di esprimere la propria interiorità. In questo caso abbiamo invece che l'espressione quasi violenta dei colori, abbiamo invece un equilibrio, qualcosa di più armonioso e una semplificazione delle forme che appunto caratterizza questo quadro, fino ad annullare completamente le forme di qualunque tipo. Ne troviamo appunto solo due colori, il rosso e il giallo, e la stesura del giallo in modo da formare una sorta di banda orizzontale di colore che vuole creare una sorta di armonia cromatica con il rosso. Quindi abbiamo proprio una diversa declinazione dell'espressionismo astratto, che si afferma appunto, abbiamo detto, fra gli anni 40 e gli anni 50, fino a toccare l'inizio degli anni 60, ma soprattutto gli anni 40 e 50, e viene declinato in modo molto diverso a seconda dei vari artisti. Quindi abbiamo visto in Pollock con la tecnica del dripping, e qui invece in Mark Rothko in modo completamente diverso. Ma questi anni, diciamo gli anni del secondo dopoguerra, che seguono appunto la Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto gli anni 50-60, sempre negli Stati Uniti, vedono l'affermazione di un importante fenomeno artistico, che è quello della pop art. Quindi non c'è solo l'espressionismo astratto, ma soprattutto in seguito, verso l'inizio proprio degli anni 60, si afferma un nuovo movimento artistico che ribalta completamente tutto quello che era stato, diciamo, la concezione artistica fino a quel momento, e soprattutto ribalta la concezione dell'espressionismo astratto, e si pone proprio in antitesi con questo movimento che abbiamo visto fino ad adesso. Quindi si pone, diciamo, proprio in antitesi con questo movimento, perché vedremo adesso con alcune opere. La pop art non vuole rappresentare l'interiorità, quindi è proprio tutto il contrario, vuole rappresentare oggetti della realtà visibile, ma non oggetti, diciamo, come potevano essere degni di nota, oggetti particolari come figure di sovrani, figure di personaggi importanti, oppure, diciamo, oggetti di un certo tipo, oggetti che possono essere popolari, oggetti quotidiani, oppure personaggi dello spettacolo. Quindi l'idea che vengono rappresentate le icone della società di massa. Quindi con la pop art abbiamo un cambiamento molto importante: l'attenzione si sposta dalla soggettività dell'artista, si passa all'osservazione della realtà che viene riprodotta, ma soprattutto si vuole in qualche modo esprimere la società di massa. Quindi anche l'idea proprio del consumismo, si fanno interpreti di queste caratteristiche della società moderna americana. E in realtà il fenomeno della pop art nasce in Inghilterra, però poi si sviluppa negli Stati Uniti, e poi da là otterrà grande successo, diciamo, diffondendosi di riflesso di nuovo in Europa. Però in realtà quindi si afferma in Inghilterra, poi in America, ma trova la sua massima espressione in America, e quindi ancora una volta gli Stati Uniti sono protagonisti della cultura artistica occidentale. E in particolare abbiamo questo fenomeno della pop art, che in qualche modo risponde anche a quelle che sono le caratteristiche della società moderna, quindi al consumismo, all'idea della produzione in serie,
degli oggetti e vedremo come questo viene riprodotto all'interno dell'opera d'arte, e la trasformazione di oggetti di uso comune o di personaggi, addirittura di persone famose, in icone dell'arte, in icone artistiche, tanto poi che la pop art viene utilizzata anche per le pubblicità, quindi ha proprio anche un riscontro dal punto di vista pratico che non ha l'arte, diciamo, più soggettiva dell'espressionismo astratto, che era un'arte più individuale. Qua invece è un'arte più che si rivolge alla massa, quindi c'è proprio un'opposizione con l'espressionismo astratto molto importante, che verrà declinata soprattutto da un grande artista che è stato Andy Warhol, che è famosissimo, e artista statunitense che appunto ha realizzato delle opere iconiche, proprio che sono diventate delle vere e proprie icone dell'arte moderna, contemporanea, dell'arte occidentale, rivoluzionando un po' i canoni, diciamo, artistici, la concezione artistica dell'epoca. Quindi qui siamo proprio oltre rispetto a qualunque tipo di arte tradizionale. Certo, le avanguardie avevano contribuito a scardinare un po' quelli che erano i dettami dell'arte tradizionale, e qui abbiamo un ulteriore passo avanti, sia con le nuove tecniche che sono appunto utilizzate nella creazione di queste opere, e sia proprio con la nuova concezione che si vuole esprimere all'interno di queste opere d'arte. E vediamo per esempio quest'opera importante di Andy Warhol, conservata nel MoMA, al Museum of Modern Art di New York, e realizzata nel 1962. Ed è Campbell's Soup Cans, quindi sarebbero sostanzialmente le barattoli, le lattine di zuppa Campbell, quindi è una marca, diciamo, che produceva delle zuppe in lattina. Quindi abbiamo innanzitutto la rappresentazione di 32 tele che sono allineate, quindi è proprio una vera e propria installazione, quindi anticipa proprio anche quelle che sono le odierne installazioni. Sono 32 tele che riproducono le lattine con una tecnica molto particolare, che è la tecnica della serigrafia, e quindi vediamo proprio che è una tecnica di stampa che consente appunto di stampare l'immagine di un oggetto e su un supporto di qualunque tipo, quindi utilizza questa tecnica della serigrafia per produrre l'immagine di una lattina in serie, quindi vedete proprio l'elemento della ripetizione che è molto caratteristico proprio di Andy Warhol, che riflette chiaramente quello che è il consumismo, quindi anche l'elemento proprio della serialità dell'arte e quindi anche della società, quindi l'idea della produzione in serie dei prodotti, che comunque era una caratteristica della società anche attuale, ma comunque soprattutto di quei tempi, quindi l'idea che si affermano i prodotti in serie, e in particolare questo viene riprodotto all'interno dell'arte con quest'opera del 1962 che, tramite la tecnica della serigrafia, riproduce 32 tele con appunto queste lattine, questi barattoli, e in particolare in realtà sembrano tutte uguali, ma ci sono delle piccole variazioni anche leggermente nelle tonalità cromatiche, proprio del rosso anche, ma in realtà diciamo sono molto simili, quasi identiche, e possiamo notare quindi che l'idea è proprio quello di produrre qualcosa, di riprodurre proprio l'aspetto in qualche modo del prodotto della società moderna che viene prodotto in serie, e questo viene riprodotto tramite l'arte, trasformando appunto un oggetto di uso comune come può essere questo in un'icona artistica. Quindi diciamo che l'arte di Andy Warhol si fa proprio interprete di quella che è la società di consumo, una sorta di mitologia del consumismo che si viene a creare, per cui la società di massa, la società di beni di consumo vengono riutilizzati come opere d'arte e ne mettono in luce le caratteristiche, cioè la caratteristica appunto della serialità,
dell'oggetto che in qualche modo viene utilizzato comunemente dalla gente, quindi l'oggetto appunto utilizzato dalle masse. E infatti possiamo notare che quest'opere, queste tele appunto dove viene riprodotta il barattolo di zuppa, è in realtà bidimensionale, vedete che non c'è per esempio in particolare utilizzo della prospettiva o del chiaroscuro o della profondità, ma sono bidimensionali. E questo è molto voluto perché si vuole che l'oggetto sia immediatamente riconoscibile all'osservatore, quindi l'osservatore deve assolutamente riconoscere subito l'oggetto che deve diventare una vera e propria icona, e questo chiaramente si intreccia poi anche con la pubblicità, quindi poi molti artisti saranno attivi anche nel campo pubblicitario, proprio quest'idea dell'icona, l'arte che deve creare delle icone. Quindi siamo proprio lontani anche dall'espressionismo astratto, proprio nasce in opposizione all'idea dell'arte come prodotto soggettivo dell'artista e ne ribalta completamente le caratteristiche e appunto la concezione. E quest'opera, quindi, è stata diciamo una delle prime opere importanti di Andy Warhol, esposta al Museum of Modern Art di New York. E poi sulla genesi dell'opera ci sono anche diversi aneddoti, quindi sembra che qualcuno avesse chiesto quasi per gioco ad Andy Warhol di rappresentare questo soggetto, poi lui aveva accolto il suggerimento proprio seriamente, infatti realizzò appunto quest'opera. Ma nella pop art, che tra l'altro si chiama pop art, cioè popular art, arte popolare, per riferirsi proprio ai soggetti di quest'opera, che sono soggetti popolari, conosciuti da tutti. E quindi appunto la pop art è declinata da Andy Warhol anche in riferimento a personaggi famosi, quindi non ci sono soltanto gli oggetti della quotidianità, quindi gli oggetti un po' iconici della vita quotidiana, come può essere questa marca particolare di lattine, di zuppa, ma abbiamo anche i personaggi che diventano quasi anche loro degli oggetti di consumo, diventano delle icone, diventano dei simboli. E abbiamo per esempio questa serie dedicata a Marilyn Monroe del 1967, realizzata negli Stati, sempre conservata in uno dei musei degli Stati Uniti, e in particolare qui troviamo sempre quella sua tecnica, quella diciamo utilizzata anche nella precedente opera, che è quella della serigrafia, troviamo nove diciamo ritratti di Marilyn Monroe. Quest'opera venne realizzata qualche anno dopo la morte della diva e proprio in omaggio a Marilyn. E possiamo notare che innanzitutto la caratteristica di quest'opera complessiva è che ogni diciamo, ritratto presenta in realtà le stesse caratteristiche dal punto di vista dei tratti del volto, ma presenta poi dei colori diversi, quindi viene diciamo, rappresentato con una gamma cromatica diversa e con uno sfondo anche di colore diverso. Quindi abbiamo per esempio questa con lo sfondo rosa più colorata di rosso, questa che ha invece le tonalità dell'azzurro e del giallo, quest'altra tutta sul blu, questa più sul viola, sul rosa. Quindi abbiamo, diciamo, la riproduzione in serie del volto della diva Marilyn Monroe, che, viene riprodotto tante volte, per 9 volte, però con delle variazioni legate al colore. E anche qui possiamo osservare l'elemento della bidimensionalità nella rappresentazione di questo ritratto. Quindi c'è proprio una bidimensionalità, si annulla completamente la profondità nell'opera, perché quello che interessa all'artista non è quello di realizzare un'opera, diciamo, che faccia riferimento al reale, quindi un'opera particolarmente realistica che venga riprodotta come ritratto. A lui interessa l'aspetto proprio della serialità, cioè della trasformazione di questo personaggio in una icona artistica. Quindi quello che interessa ad Andy Warhol non è la perfezione dell'opera d'arte, ma è proprio il suo significato, cioè il fatto che quest'opera deve essere espressione in qualche modo dei
beni di consumo e del consumismo moderno, quindi l'idea proprio dell'icona, quindi l'arte che si presta a trasformare personaggi, oggetti comuni in icone. E questo poi appunto è molto importante proprio nella rivoluzione adottata proprio dalla pop art, arte popolare, proprio nell'arte contemporanea. Proprio segna, diciamo, un punto di rottura molto importante con l'arte precedente. E poi possiamo notare che anche alla diva Elizabeth Taylor realizzò, diciamo, una sorta di ritratto, sempre con questa tecnica della serigrafia, e questa è la Silver Leaves del 1963, che fa parte di una collezione privata, e che diciamo qualche anno fa, nel 2010, è stata anche venduta all'asta per 10 milioni di dollari circa, quindi ha avuto un successo strepitoso, e quindi ancora, diciamo, Andy Warhol è un nome comunque importante, è particolarmente apprezzato. E quest'opera, possiamo notare, fa parte in realtà di una serie di opere dedicate ad Elizabeth Taylor, in cui appunto la diva viene rappresentata con, sempre un po' sul genere di Marilyn, vedete, con il volto ripreso da una fotografia in realtà, quindi qui in realtà si è ispirato ad una fotografia della diva, poi con la tecnica della serigrafia ha riprodotto più volte questo stesso volto con degli sfondi diversi. Questa è chiamata Silver Leaves, cioè la Leaves d'argento, perché lo sfondo è appunto d'argento, quindi c'è proprio questa denominazione che è stata data all'opera proprio in riferimento allo sfondo argentato. Quindi c'era questa riproduzione anche qua della diva che viene più volte riprodotta proprio come un'icona dell'arte, con degli sfondi diversi, quindi con delle leggere variazioni, ma qui quello che interessa è proprio l'idea anche della diva come icona, come elemento proprio che viene subito immediatamente riconosciuto dal pubblico, e anche per questo appunto viene annullata la tridimensionalità, la profondità dello spazio, ma troviamo appunto una figura bidimensionale in cui viene mostrato soltanto il volto e non vengono mostrati particolari dettagli, questo sempre per quest'idea che abbiamo detto dell'opera seriale, quindi l'opera iconica. Quindi questa innovazione proprio della pop art. Quindi abbiamo visto come sostanzialmente il centro proprio dell'arte nel secondo dopoguerra si sposta. Non abbiamo più diciamo, l'Europa come diciamo, elemento centro propulsore delle nuove tendenze artistiche, ma troviamo l'America, gli Stati Uniti, che diventano il nuovo centro artistico. E in particolare, quindi abbiamo visto che viene declinata questa esigenza in qualche modo di ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale in vario modo. Quindi abbiamo visto l'espressionismo astratto che in particolare si faceva più all'interiorità, quindi alla soggettività, quindi un'esigenza proprio di esprimere l'arte. Dopo anche le devastazioni della guerra, quindi l'idea di esprimere la propria interiorità, e abbiamo visto quindi con Pollock la tecnica del dripping, dello sgocciolamento, una tecnica sicuramente innovativa. Poi abbiamo visto con Rothko l'equilibrio più l'armonia che viene rappresentato sempre però per rispondere ad un'esigenza dell'artista, un'esigenza interiore. E abbiamo invece con la pop art un ribaltamento proprio della concezione artistica che non è più, diciamo, individuale, ma è collettiva in qualche modo, si rivolge proprio alle masse, al pubblico esteso, mentre prima c'era più l'idea dell'individualità dell'artista che crea o comunque del singolo osservatore che viene del ritratto, quindi l'idea proprio dell'interiorità o comunque del singolo osservatore. Qui c'è l'idea invece della massa, l'idea appunto di un'arte che parla alle masse e che riproduce la serialità e il consumismo del mondo moderno, quindi del mondo moderno statunitense, ma in generale anche occidentale. Qui abbiamo proprio visto come questa tensione dopo le grandi avanguardie, diciamo,
Novecento che avevano caratterizzato l'Europa, quindi l'avanguardia si presentano come fenomeno europeo, poi anche in seguito alla guerra molti artisti avevano trovato rifugio negli Stati Uniti e prendendo le mosse un po' anche dall'esperienza delle avanguardie si sviluppano questi nuovi movimenti, soprattutto l'espressionismo astratto che in realtà abbiamo detto si rifà un po' all'astrattismo come avanguardia e in parte all'espressionismo. E quindi prendendo le mosse, diciamo, dalla rottura dell'avanguardia, raggiungiamo un livello di rottura dell'arte tradizionale, punto di ritorno un po' a Cania, diciamo, è il punto di rottura, il punto cruciale tramite cui si rompe definitivamente con l'arte tradizionale per creare proprio qualcosa di nuovo. Quindi concluderei così oggi con la pop art. E se avete domande rispondo alle vostre domande.